parte mia, grazie per essere intervenuti. È un momento, come già stato sottolineato, particolarmente importante anche per la nostra associazione e volevo dedicare pochi minuti a mia disposizione per presentare ISI a coloro che penso siano la maggior parte tra i presenti oggi in sala non la conoscono. Quindi ISI è un'associazione relativamente giovane, è nata poco più di 4 anni fa per colmare quello che secondo noi era un vuoto nell'ambito delle attività dell'ingegneria sismica italiana, in quanto altre realtà preesistenti che tuttora operano con ottimi risultati di un grande prestigio hanno però una componente prevalentemente dedicata al mondo dell'università e della ricerca. Quindi ISI è nata per impulso, se vogliamo, delle altre due componenti fondamentali per il mondo dell'antisismica, che sono le aziende che mettono a disposizione le proprie tecnologie per interventi di natura antisismica e i progettisti che poi sono chiamati appunto a definire gli interventi per la messa in sicurezza. Queste due componenti, con il supporto, e poi lo vedremo, del mondo dell'università e della ricerca, hanno come obiettivo, ne hanno tanti, tra l'altro quello di relazionarsi con chi gestisce i patrimoni immobiliari, che Federcasa da questo punto di vista è un attore primario nel nostro paese, e con le istituzioni. E qui andiamo un pochino a toccare i due interventi principali dell'incontro di oggi che sono già stati preannunciati. Quindi le attività di ISI, in sintesi, le linee di azione sono descritte appunto nella slide alle mie spalle. Abbiamo cercato appunto in questi pochi anni di orientare la nostra attività, i nostri interventi ad azioni concrete e ne vedremo alcune che nel corso di questi anni sono state portate avanti in alcuni casi anche concluse. Recentemente, da circa un anno a questa parte, ISI, essendo cresciuta come base associativa, si è dotata di 3 sezioni, le vedete, sono le sezioni che rappresentano bene l'ambito di intervento dell'associazione e cercano di declinare con azioni concrete quelle che sono le linee guida e le missioni dell'associazione stessa. Chi può associarsi a ISI? Praticamente tutti coloro che fanno parte della filiera delle costruzioni e hanno un interesse precipuo per il mondo dell'antisismica, quindi come potete vedere le porte di ISI sono aperte praticamente a tutti. I vantaggi sono per i soci, sono indicati, chiaramente il socio di ISI, vediamo il socio di ISI come qualcuno che ha un ruolo attivo nell'azione dell'associazione e per questa ragione la costituzione delle sezioni a cui accennavo poc'anzi è sicuramente stato un avvenimento importante perché ha dato modo alla base associativa di entrare in ISI partecipando in maniera attiva alla propria azione. Come vedete, pur avendo pochi anni di vita, l'attività dell'associazione è stata molto intensa, mi sento di dire. Abbiamo cercato anche di anticipare, se vogliamo, alcuni dei temi che poi oggi sono di grande attualità, ne posso citare solo alcuni. Vediamo il convegno dell'ottobre 2013 in cui lanciavamo, se vogliamo, il sasso sul tema della classificazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati, che poi sarà oggetto dell'intervento che seguirà subito dopo il mio. Un altro tema particolarmente importante anche per una realtà come Federcasa, più che altro per le aziende che la costituiscono, è stato toccato nell'ultimo convegno, quello del 20 marzo scorso, poco più di 3 mesi fa, sul tema la decisione importante se ristrutturare oppure demolire e ricostruire da zero, avendo però dei criteri per poter rispondere in maniera oggettiva a questa domanda. Dal punto di vista istituzionale, appunto, pur avendo una giovane età, ISI è stata chiamata fin da subito a dare il proprio contributo, sia per quanto riguarda la stesura delle norme tecniche,
le NPC l'hanno meglio non metterlo perché potrei fare degli errori, perché si era partiti con le NPC 2012, adesso siamo nel 2015, quindi meglio non sbilanciarsi. All'epoca della presidenza Carrer, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, c'era stata un'apertura al mondo associativo, oltre che al mondo delle professioni, per dare un contributo nella stesura delle nuove tecniche. ISI fa parte anche dell'osservatorio sul calcestruzzo, il calcestruzzo armato avviato anch'esso circa 3 anni fa presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e aspetto che sicuramente tocca la giornata di oggi, ad ISI è stata affidata appunto la segreteria tecnica del gruppo di studio istituito appunto nell'ottobre 2013 con l'obiettivo del proporre delle soluzioni, delle proposte per la classificazione del rischio sismico e la definizione dei criteri per l'applicazione in seconda battuta degli incentivi fiscali, incentivi a cui ha accennato il Presidente Modigliani poco fa. Qui diciamo così qualche indicazione sui contenuti del portale. Il portale consiglio di visitarlo con una certa frequenza, a parte per le notizie che vengono via via pubblicate sull'attività dell'associazione, ma anche perché in collaborazione con la testata Ingenio abbiamo una rassegna stampa quotidiana su temi che riguardano l'ingegneria sismica, con notizie che provengono non solo dall'Italia ma anche a livello internazionale. Ecco, dicevo, i rapporti con il mondo dell'università, della ricerca e non solo. ISI praticamente fin dalla nascita ha ritenuto opportuno dotarsi di un comitato scientifico di cui fanno parte, oltre all'ingegner Maraton, che in ordine alfabetico è il primo della lista che interverrà subito dopo di me, diversi, non voglio dire tutti, ma parecchi dei principali esperti in ambito accademico sul tema dell'ingegneria sismica in Italia, e il comitato scientifico dà un apporto fondamentale all'azione di ISI, in quanto dà degli input su quelle che sono le linee d'azione che poi l'associazione stessa cerca di declinare con delle attività concrete. Ovviamente ISI, per poter svolgere le attività di cui sopra, ha necessità, come tutte le associazioni, di dotarsi di budget che consentano non solo la sopravvivenza ma anche delle azioni concrete, e su questo, oltre ovviamente a tutti i soci che ringrazio, grazie in particolare anche alle aziende, ai soci sostenitori che con il loro apporto danno la possibilità di essere qui oggi, ma più in generale di concretizzare la nostra attività. Questi sono i contatti, io vi ringrazio e lascio la parola immediatamente all'ingegnere Pietro Maratomo e all'ingegnere Paolo Segala, che produrranno il primo dei due